ground shake. La recensione di questo fucile, che è lo Steyr AUG del mio amico, che avete visto nel precedente unboxing, e iniziamo subito a recensire questo fucile. Allora, vi dico subito che non è in ABS ma in polimero completamente, e pesa sui 2,5 kg, forse un pochino di più. È un buon fucile, la maggior parte degli il gearbox è in metallo, la maggior parte degli ingranaggi sono in metallo, e comunque spara bene. Allora, il calcio ha il fondello in gomma dove si apre, e qui c'è il vano batteria. Poi il caricatore si toglie tramite questo tasto. È un caricatore maggiorato da 330 colpi con la rotella. Okay. Poi qui c'è l'attacco cinghia in sembra in che materiale è? Alluminio, tipo acciaio. Qui c'è il vano pop che si apre tramite questa leva, così vedete che si vede, è questa rotellina, è quella rotellina qua. Niente. Okay. Il selettore di fuoco non c'è, ma il selettore è proprio il grilletto, e questa qua è la sicura, così. Ok, il selettore di fuoco e il grilletto, se si fa uno scatto così ne spara uno. Ok, togliamo il caricatore, mentre se schiacciamo così tutto vedete che fa la raffica. Questo con una batteria 8.4 che trovate già nella confezione. Poi qua c'è il maniglione già integrato, non c'è nessuna slitta, ris, cose del genere. Si può anche rimuovere tirando e mettendolo così, se non lo volete usare, oppure se lo volete usare mettete così. Qua c'è l'altro attacco cinghia. Qui sopra c'è bene dei pallini, fantastico. Qui c'è la slitta dove potete mettere un'ottica, quello che volete. Qua c'è l'attacca di mira, questa che si può tirare anche giù. Poi vabbè, qui la canna, non so che cazzo dire. Aspetta un attimo, questa attacca di mira è già compresa nella scatola, e ce n'è anche un'altra che andrebbe qua, ma non è che sia tanto utile. La canna in ottone, e come vedete è molto lunga, parte da qua e arriva qui, quindi è lunga. Poi nella confezione vi danno anche questo tappino, che è per lo spegnifiamma, se per portarvelo in giro lo mettete su e tac, e non vi si rovina. Bene, questa recensione è finita, vi ringrazio e ci vediamo al prossimo video. Ciao.